27 alunni partiranno domani per circa una settimana, saranno in Belgio, verranno ricevuti dalle autorità di Charleroi, ma soprattutto visiteranno il Bois du Cassier, Marcinelle, diciamo, dove si è verificato quel tragico episodio da cui è partito tra l'altro tutta la legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, di cui tanto si parla anche in questi giorni per i vari incidenti sul lavoro che ci sono. È importante quindi mandare dei giovani, sono alunni delle scuole medie, della seconda media dei comuni di Torri Valignani, Letto Manoppello e Manoppello, e ringrazio anche questi tre comuni per aver attivamente collaborato per fare memoria. Cioè mandiamo dei giovani che possano tramandare la memoria di tante persone che ricordano le persone che sono scomparse in quella tragedia. Sarà fondamentale vedere quei luoghi, sarà fondamentale il fatto che vengano accompagnati dall'associazione Bois du Cassier di Letto Manoppello, da Nino Di Pietrantonio, che potrà loro spiegare tutto quello che è successo. Lui aveva 11 anni quando successe questa tragedia. Porto avanti il discorso di Marcinelle ad evitare che venga dimenticato quanto è successo a Marcinelle. Pensare che io abitavo a Marcinelle all'epoca, da tantissimi anni, 40-45 anni già, se vogliamo, tant'è che al 25esimo anniversario della catastrofe, Letto Manoppello con i ragazzi della scuola media per la prima volta si è gemellato con Marcinelle.